Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Migranti, muore annegata 2 anni, ancora un naufragio davanti alle coste di Lampedusa, 2 profughi sono stati salvati dai pescatori dell'isola. Un minuto di rumore per la morte di Giulia, anche gli alunni di una scuola media di Catania dicono basta ai femminicidi e ricordano la studentessa uccisa dall'ex fidanzato. La Catania universitaria che verrà, 100 milioni di euro per nuovi edifici con aule e posti letto. Il progetto siglato fra Ateneo e amministrazione comunale prevede anche l'utilizzo delle aree dismesse dell'ex ospedale Vittorio Emanuele. Medici gettonisti per coprire vuoti di personale nella sanità siciliana vengono pagati a caro prezzo e molti sono gli stessi che hanno lasciato il servizio pubblico per il privato. Niente più concerti pop al Teatro Greco di Siracusa, gli spettacoli saranno dirottati all'area di Ierone, ma la decisione dell'assessore Scarpinato non piace a chi vorrebbe questi eventi fuori dall'area archeologica. Calcio, in attesa dei gol degli attaccanti, il Catania di Lucarello si fa largo grazie ai difensori. Curado racconta le emozioni per la vittoria sulla Turris. Bentrovati a Sicilia 24. La sua mamma la stringeva tra le braccia, ma la piccola migrante di 2 anni era esanime perché annegata nell'ultimo naufragio di profughi. Lampedusa ha accolto i sopravvissuti che sono stati interrogati per accertare la dinamica dei fatti. Intanto oggi a Lampedusa un albero è stato piantato in nome della piccola vittima, Roberta Lunghi. La sua mamma la stringeva tra le braccia sugli scogli della costa a nord di Lampedusa, ma lei, la piccola migrante di 2 anni, figlia di guineiani, era già morta per annegamento. A constatarlo durante l'ispezione cadaverica effettuata nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana è stato il medico Francesco D'Arca, responsabile del poliambulatorio di Lampedusa. È la vittima accertata dell'ultimo drammatico naufragio di ieri pomeriggio di un barchino in ferro partito da Sfax. 45 i superstiti e 8 i dispersi, tra i quali, secondo le testimonianze dei sopravvissuti, ci sarebbero 2 bambini. La piccola di 2 anni morta aveva una manina priva di 2 falangi, una prova del fatto che la piccola sarebbe rimasta schiacciata probabilmente a seguito di una piccola rissa sull'imbarcazione. I racconti dei superstiti sono confusi e contrastanti. Alcuni dei naufraghi sentiti dalla polizia hanno raccontato di essersi spaventati vedendo gli scogli a poca distanza e temendo di finirvi contro. Ci sono stati momenti di confusione e di ressa in cui tutti si sono ammassati e questo ha fatto perdere di stabilità al barchino di metallo che si è ribaltato. Tutti i migranti originari di Costa d'Avorio, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry e Mali sono finiti in acqua. Al poliambulatorio erano stati portati più naufraghi, tutti in ipotermia, ma tutti hanno recuperato nel giro di poco tempo e sono stati dimessi e portati all'hotspot. Mentre le ricerche dei dispersi proseguono, i naufraghi torneranno ad essere ascoltati anche nelle prossime ore, perché i racconti, anche sugli 8 dispersi, fra cui appunto i bambini, sono contraddittori. E nella giornata in cui alla porta d'Europa dell'isola sono state commemorate le vittime dei femminicidi e dei naufragi, un albero tra i 60 di carrubbo e ulivo che sono stati piantati dagli studenti resterà sempre in ricordo della piccola migrante morta in mare. Tentato omicidio questo pomeriggio nelle campagne di Contrada Zangara, Castelvetrano, in provincia di Trapani. Un uomo è rimasto ferito a colpi d'arma da fuoco dopo una lite, pare per questioni di pascolo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il ferito è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. I carabinieri avrebbero bloccato un altro pastore. Diventa definitiva la condanna a 16 anni per il figlio di Valentina Giunta, la donna di 32 anni che il giovane ha ucciso a coltellate 1 anno fa. I giudici della Corte di Cassazione minorile hanno respinto il ricorso del difensore, confermando la sentenza. Il ragazzo, che aveva 15 anni all'epoca del matricidio, aveva confessato il delitto raccontando di aver infierito sulla madre mentre cercava di fuggire sulle scale di casa. Il giovane assassino avrebbe voluto punire la donna per aver lasciato il marito detenuto, padre del ragazzo, e per aver cambiato casa per cercare di allontanare il figlio da un contesto degradato. Il silenzio per il dolore e il rumore per la rabbia. Anche gli studenti delle scuole medie di Catania ricordano Giulia, vittima di femminicidio, nella giornata indicata dal ministro Valditara per il minuto di raccoglimento.
Roberta Lunghi. Il silenzio è per un dolore interno e il rumore per appunto la rabbia che noi abbiamo. Gridano basta i ragazzi di questa scuola media catanese, basta al femminicidio, alla violenza, alla manipolazione, al tentativo di ridurre la libertà dell'altra. Dopo il minuto di silenzio indicato per oggi dal ministro Valditara per ricordare Giulia Cecchettin, tra questi giovanissimi uomini e donne di domani impera il sentimento di sdegno nei confronti di Filippo, l'ex fidanzato di Giulia, per i dettagli emergenti di un femminicidio che appare sempre più studiato e feroce. È una persona che non si può considerare anche essere umano, perché di solito quando una persona si ama si vuole sempre il meglio. Costringeva a Giulia a stare con lui e non rispettava le sue libertà. Era un uomo orribile, soprattutto insensibile e immaturo, dato che dopo che Giulia l'aveva lasciato almeno si rimane in amicizia, migliori amici secondo me. Avere sulla coscienza una persona poi cambia tutta la vita. Uccidere una ragazza soltanto perché ti ha lasciato è un gesto da pazzi, quindi non si può neanche classificare sano di mente. Per questi alunni, giovani rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi che hanno improntato la loro azione sul tema del rispetto, questa storia colpisce e getta una luce di incertezza per il futuro. Nessuna ragazza può sentirsi sicura magari di stare in una relazione. Dopo tutto quello che è successo anche mi viene paura per queste persone. Per loro è il tempo dei primi batticuori e anche del primo rapporto con la parola gelosia. Ce lo confidano timidamente alcune ragazze che si dichiarano pronte a scappare al primo segnale negativo. È l'effetto della sensibilizzazione costante di questi giorni, in attesa che il governo si occupi realmente di prevenzione e non solo di repressione, come si legge nel pacchetto di misure che puntano a rafforzare il codice rosso. La Catania universitaria che verrà a 100 milioni di euro per nuovi edifici con aule e posti letto. Il progetto di 100 milioni di euro è stato siglato fra l'Ateneo di Catania e l'amministrazione comunale. Giusy Lazzaro. Riqualificare e rigenerare, questa è la mission del Comune di Catania e dell'Università per ridare vita alle aree dismesse del vecchio Vittorio Emanuele sulla collina di Montevergine. Nel cuore antico di Catania sorgeranno nuovi edifici con aule e posti letto per gli studenti universitari fuori sede. I cantieri possono partire e possono partire non solo presso il Vittorio Emanuele, ma anche rigenerando l'ex ospedale Ascoli Tomaselli in zona cittadella universitaria. Stanziati fondi per 100 milioni di euro che serviranno a costruire 3.000 nuovi posti aula, 300 posti letto, altri 300 verranno ricavati nell'area dell'ex ospedale Ascoli Tomaselli e 90 nell'area di Via Androne, vicino al Dipartimento di Scienze Biologiche. Cerchiamo di togliere tutto quanto ciò che è brutto per mettere ciò che è bello. Il quartiere rinascerà perché in questo momento ha patito l'allontanamento dell'ospedale e rinascerà secondo criteri di maggior sviluppo e nello stesso tempo anche di maggior rispetto delle regole civiche. Recuperato l'edificio della clinica medica che sarà trasformato in un moderno studentato con oltre 200 posti letto. Nell'ala orientale del padiglione San Marco è prevista la nuova sede dell'Accademia di Belle Arti che avrà finalmente dopo 50 anni una destinazione definitiva. Mancano i medici negli ospedali di provincia, così la Regione Sicilia assolda i privati per colmare i vuoti, i cosiddetti gettonisti, pagati a peso d'oro. Marco Gulla. I medici scappano dagli ospedali siciliani. Le liste d'attesa per visite e interventi sono interminabili e alcuni reparti vengono chiusi anche per carenza di specialisti, come la pediatria del nosocomio di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Ma il paradosso è che i medici privati, fuggiti dalle corsie ospedaliere pubbliche, ci ritornano in prestito dietro lauti compensi. Equipe itineranti di chirurghi disposti a viaggiare da un capo all'altro dell'isola pagati a ore, una soluzione tampone da parte della Regione Sicilia che sta affrontando questa nuova emergenza. Medici privati, che ovviamente vengono pagati di più e hanno turni più flessibili rispetto ad un impiego pubblico. A pagarne le conseguenze i pazienti che devono attendere anche un anno per una visita o un'operazione. Così abbiamo chiesto all'assessore alla salute, Giovanna Volo, cosa sta facendo il governo regionale per trovare una soluzione. Noi stiamo lavorando in maniera
attentissima proprio per evitare che nel 2024 si possano riproporre quelli che sono stati i problemi che abbiamo avuto, che derivavano dalle liste d'attesa degli anni precedenti al 2023. Quindi con tutta una serie di passaggi che vedranno come centro fondamentale la creazione del sovracup. Prenotazioni quindi online per velocizzare la prassi. Resta però il vuoto lasciato dalla fuga dei medici, che valutano anche altre richieste come quella di andare all'estero, dove un infermiere viene pagato il quadruplo di quanto percepisce in Italia. Una legge di mercato che sta iniziando a svuotare i nostri ospedali. L'assessore regionale ai beni culturali Scarpinato mette fine alla polemica sui concerti al Teatro Greco di Siracusa. Dalla prossima stagione si terranno all'area di Ierone, sempre all'interno del parco archeologico. Una decisione però che non mette tutti d'accordo. Francesco Aloi. Niente più concerti pop al Teatro Greco di Siracusa, lo ha stabilito l'assessore regionale ai beni culturali Scarpinato. Tutto traslocherà all'area di Ierone. Auspichiamo che il contenitore, che non è una novità, io ricordo che nel 2000 allestimmo l'Anfiteatro Romano per alcuni spettacoli, sia all'altezza del livello degli eventi che in questi anni abbiamo attratto a Siracusa, cioè i massimi livelli della musica legata alla canzone d'autore, alla canzone italiana. La musica e i balli sulla cavia del Colle Temenite non erano piaciuti a molti. Se da un lato c'era chi ha accolto i concerti, dall'altro non mancavano le polemiche. La Carta di Siracusa, che ha avuto un'importanza straordinaria e che spesso viene citata senza neanche essere conosciuta, valorizza gli spettacoli all'interno degli antichi luoghi appunto preposti al teatro e allo spettacolo. Ma c'è chi non è ancora soddisfatto e dice i concerti fuori dal parco archeologico. Si tratta di un'area archeologica altrettanto fragile. Questo genere di concerti di musica leggera vanno fatti in altri spazi, vanno fatti allo stadio comunale, vanno fatti nel piazzale della Mazzarona, vanno fatti alla Marina. I posti a disposizione restano ancora un punto interrogativo, ma quello che tutti si chiedono è: questa nuova location piacerà ai cantanti? Strappo fra la DC di Totò Cuffaro e Forza Italia in Sicilia. Caterina Chinnici pone il veto alla Democrazia Cristiana in vista delle europee. Dunque i due partiti di centro della coalizione correranno separati. Mario Viola. Non c'è pace per la politica siciliana, arrivano nuove liti e nuovi scontri in vista delle candidature per le elezioni europee che si svolgeranno a giugno prossimo, ma anche tensioni per le poltrone da occupare fra Palermo e la regione. Sembra tramontare il progetto di dar vita in Sicilia a un centro forte all'interno della coalizione di centrodestra. Il tentativo del presidente della regione Renato Schifani di portare i candidati della DC di Totò Cuffaro sotto l'ala di Forza Italia fallisce per un no forte che sembra arrivare da Caterina Chinnici. Si tratta della figlia di un magistrato, Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia, ex candidato alla presidenza della regione per il PD. Allora nel PD disse di no la Chinnici alle candidature di quattro notabili del partito con pendenze giudiziarie di vario tipo. Adesso, dopo aver aderito a Forza Italia, detta il suo diktat anti-Cuffaro. Ma la DC non ci sta e Totò Cuffaro annuncia che farà le sue liste di liberi e forti, dice parafrasando frasi famose dei fondatori della Democrazia Cristiana. In pratica lo strappo fra Forza Italia e DC è ormai consumato a vantaggio di altri partiti della coalizione che sono più a destra come Lega e soprattutto Fratelli d'Italia. Uno strappo che peserà anche nella divisione degli incarichi dei manager della sanità alla regione, ma anche nella composizione della giunta comunale di Palermo, dove la DC fino ad ora è stata da parte senza creare troppe tensioni nonostante i suoi numeri. Ruolo di offsider che adesso non tollererà più. Breve pausa e ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci in studio, celebrata con una messa in cattedrale a Catania la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. Alla messa, presieduta da Monsignor Luigi Renna, arcivescovo metropolita di Catania, ha partecipato il comandante provinciale dei Carabinieri di Catania, il colonnello Salvatore Altavilla e una rappresentanza di Carabinieri. La celebrazione della Virgo Fidelis risale al 1949, quando Papa Pio XII proclamò ufficialmente Maria Virgo Fidelis patrona dei Carabinieri.
ieri, fissandone la ricorrenza al 21 novembre, data in cui la cristianità celebra la festa liturgica della presentazione di Maria Vergine al Tempio. Ricorre oggi la giornata nazionale degli alberi. Gli studenti agrigentini hanno piantato alcune specie di alberi nel parco Livatino, che sta sorgendo accanto alla stele commemorativa del giudice ucciso dalla mafia. Davide Sardo. Prende sempre più forma il Parco Livatino in memoria del giudice beato, martire della fede, della giustizia e di tutte le vittime di mafia che hanno perso la vita per servire fedelmente lo Stato e i cittadini. È in fase di realizzazione in contrada Gasena tra Agrigento e Canicattì, proprio dove il 21 settembre 1990 il giovane magistrato venne ucciso dai killer mafiosi. Il costruendo Parco Livatino si arricchisce di nuovi alberi piantati questa mattina dagli studenti su iniziativa della delegazione agrigentina del coordinamento nazionale per gli alberi e il paesaggio Rosario Livatino nell'ambito dell'odierna giornata nazionale degli alberi. Capire che cosa è la giornata dell'albero, bisogna piantare alberi perché gli alberi ci danno vita e poi soprattutto fare in modo che tutti facciano memoria del beato giudice Livatino, far conoscere ai giovani chi era il beato giudice Livatino ucciso a 38 anni dalla mafia. Alla manifestazione ha partecipato il neoquestore di Agrigento Tommaso Palumbo. Onorare la memoria del beato giudice Livatino in un contesto di coinvolgimento dei giovani nella difesa del territorio, nella sua valorizzazione, non è nient'altro che un volano per poter aumentare l'efficacia dei valori che i giovani devono coltivare. Il Parco Livatino diventerà il Parco della Memoria e sarà una meta speciale per le scolaresche, le famiglie e tutte quelle persone che intendono onorare la memoria delle vittime della mafia. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. In attesa dei gol degli attaccanti, il Catania di Lucarelli si farà largo grazie ai difensori. Curado, ospite di corner, racconta le emozioni per la vittoria sulla Turris e guarda avanti con rinnovata fiducia. Tonino De Mana. Con l'arrivo di Lucarelli si aspettavano i gol degli attaccanti ed invece la vittoria del Catania arriva grazie ai difensori Curado e Bois. Un successo che rilancia le quotazioni dei rossazzurri e che dà la spinta giusta dopo lo scossone tecnico che ha riportato Lucarelli alle falde dell'Etna. Stimoli e adrenalina pura, così il 2-1 alla Turris ottenuto in pieno recupero ha rianimato l'ambiente. Termometro degli umori della piazza e anche lo studio di corner che ospita l'argentino Curado, garra, personalità e gol al servizio di Lucarelli, una giornata certamente da incorniciare. Parlo per me anche individualmente, è stata una giornata che sicuramente non dimenticherò. Il calcio c'ha anche quel pizzico magari di fortuna. Sicuramente. Però sicuramente il merito nostro è stato di averci creduto fino alla fine. Passato, presente e futuro per il roccioso difensore di Mar della Plata, cresciuto a Pane e Catania. Sono piazze che al di là delle categorie sono piazze importantissime. Io in Argentina sono cresciuto guardando il Catania degli argentini. Una spinta in più è propellente per il tecnico Lucarelli, che sull'onda dell'entusiasmo vuole spingere il Catania verso l'alto. Obiettivo: sorpassare il Giuliano e scalare posizioni in classifica, anche se Curado preferisce fare un passo alla volta. Preferisco non darle tanto peso alla classifica, perché la cosa più importante è la partita che arriverà domenica. All'orizzonte c'è il Giuliano per una trasferta che dovrà certificare i progressi del Catania. Per l'occasione è stato concesso il via libera alla tifoseria rossoazzurra, che potrà contare su 500 tagliandi messi a disposizione dalla società campana. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona serata.